sì, ovviamente sono emozionatissima, anche se diciamo la quota del record ce l'avevo preparata già l'anno scorso, poi per delle difficoltà mie personali anche di sponsor ho dovuto rimandare di un anno. È ovvio che mi fa molto piacere ricevere il riconoscimento dalla mia città, perché all'estero mi definisco napoletana più che italiana. È uno sport, sebbene di nicchia, molto complesso, perché prevede una preparazione in piscina, io mi alleno sul campo di atletica, in palestra, oltre a una preparazione che riguarda la respirazione, l'elasticità della gabbia toracica, del diaframma, e quindi anche mental training, veramente a tutto tondo. In allenamento ho fatto già più di 10 metri di più rispetto a questo record, ma vediamo dove mi porta il cuore. Un record davvero straordinario, campionessa al mondo, meno 115 metri, più di 3 minuti sott'acqua, 48 anni. È un record straordinario, ma devo dire straordinarie sono anche le parole di Maria Felicia, questo rapporto tra la persona e il mare, il silenzio, le paure, ma la voglia di superare un limite e l'incoraggiamento anche che ha dato attraverso questo suo record a tutti i giovani a cercare di accettare le belle sfide della vita. È un orgoglio per la città di Napoli e sono davvero fiero di aver consegnato la medaglia della città di Napoli e una targa in suo onore.